18:30 circa, è mercoledì, questa è l'altra metà del cielo. Buonasera a tutti, buonasera a Martina Di Simone in cabina di regia, che oggi di lavoro ne avrà parecchio. Lo dico per i non addetti a questa trasmissione. Allora, nella sigla c'è ancora il nostro logo vecchio, abbiamo fatto un restyling, quindi tra poco vedrete tutte le formazioni del logo nuovo. E intanto comincio a dare il benvenuto in trasmissione ai miei ospiti, ai miei graditissimi ospiti. Andrea Casarotti, buonasera. Ok, Buonasera a tutti. perfetto. E cominciamo. Come avete capito, Martina avrà tanto lavoro oggi. Buonasera a tutti. Buonasera. Marco Villani, buonasera. Fulvio, buongiorno, buonasera. Buonasera. Ragazzi, vi prego, mettete suoni, non mettetemi paura, parlate, dite qualcosa. Ok, Allora, perfetto. No, io ho sentito a tratti, quindi ok, perfetto, però ci sono giusto. appunto, no, lo so. Allora, ragazzi, il campionato ha dato dei verdetti, uno era abbastanza scontato, l'altro veniva di conseguenza, diciamo così. C'è stato qualcosa in zona salvezza? La notizia è forse il calcio a titolo sportivo che va in giro in questo periodo? Parola a voi. Per il titolo sportivo io stavo vedendo una cosa interessante, considerato che ho diversi, cioè mi interessa abbastanza nel mondo Parma, leggendo sui vari portali stavo vedendo come ci fossero delle voci che Kraus volesse acquistare un titolo sportivo e partire addirittura direttamente dalla A piuttosto che dalla B. Esatto. Non capisco solo perché alcune fonti citino il possibile acquisto dell'Empoli e dicendo conseguentemente che ovviamente il presidente non abbia la minima intenzione di vendere, di cedere il titolo, perché l'Empoli è una squadra che è una di quelle che verosimilmente potrebbe restare in serie anche con il professionismo. Io invece vedo molto più probabile la cessione di una delle due tra Pomigliano e Napoli, a seconda di quale resterà. Poi dopo, insomma, Carlino ha detto che è contro il professionismo, ma non ha detto che da quello Io che ho non credo letto che io. cederà il titolo, Carlino. Esatto, non ha detto che vuole cedere il titolo, No. assolutamente. Non credo che farebbe piacere neppure al presidente del Pomigliano, sia chiaro, però Kraus è sempre stato un presidente che sul femminile ha puntato tantissimo perché cioè, lo ha sempre considerato molto, se posso dire una cosa, se posso dire questa cosa, e poi soprattutto ha dimostrato insomma, di essere un presidente che è abbastanza disposto a mettere denaro sulla società, nel senso che poi dopo anche nel maschile abbiamo visto quanti milioni siano stati spesi senza ritornarci e ottenendo risultati non esattamente soddisfacenti. Quindi i presupposti potrebbero esserci. Dobbiamo aspettarci qualcosa del genere, secondo me, da quest'estate. Ok, Fulvio? Sì, nulla da aggiungere a quello che ha detto Marco. Alla fine è tutto da vedere. Innanzitutto la lotta salvezza chi la spunta tra le due, e poi vedere il rispettivo presidente che cosa riuscirà a fare visto l'inizio del professionismo che ci sarà a partire dal 1 luglio. E poi questa faccenda del Parma, vediamo, teniamola d'occhio. È abbastanza interessante quanto curiosa allo stesso momento. Per il resto, penso che Marco sia stato molto esaustivo nella spiegazione. Non si può parlare dopo Marco, non si può, No, non si può. ho capito, ma cioè, uno deve cominciare all'inizio, cioè, non è che possiamo sempre lasciarlo per ultimo. Mi volete relegare sempre alla parte finale del Ma podcast? no, Marco, tu non dare retta, ci sono io, tranquillo, tu non dare retta allora. Meno male, grazie. Andrea, vai, parola a te. Mi sentite? Sì. Sì. Ah, ok. Guarda, il problema ce l'ho io oggi, strano. Strano che io abbia No, problemi, io però non ho posso. problema anch'io con le cuffie, quindi non so mai se mi sentite o no. Comunque, sui titoli sportivi, il Parma in realtà interessa molto anche a me, perché praticamente ce l'ho a 30-40 minuti di strada e quindi sto cercando di monitorare anche io la situazione e cercare di capire perché mi farebbe piacere avere comunque il Parma in Serie A.
io sono sincero, sono abbastanza ignorante, nel senso che non ho abbastanza, non ho delle fonti, quindi le mie sono più che altro domande di curiosità e cercare di capire, che faccio a Marco e a Fulvio che ne sanno più di me. Io leggendo sul TCF hanno nominato 6-7 società, ma quante effettivamente potrebbero realmente trovarsi in l'anno prossimo? Sono tante voci, io non so neanche se ci sarà un grande cambio, un grande cambio dell'anno prossimo in Serie A, perché comunque prossimamente bisognerà aspettare, cioè non è che possiamo pensare che le situazioni che si andranno a profilare saranno tutte quante quelle sulla base della Florenzia, nonostante comunque il presidente della Florenzia era già tanto tempo che stava premeditando la cessione del titolo sportivo, perché aveva previsto quello che sarebbe successo intelligentemente, secondo me. Io credo, ho detto quella cosa, mi sono riferito solo al Parma, proprio perché conoscendo il presidente, conoscendo quanto non solo credesse nel femminile, ma quanto, davvero parlando seriamente, non abbia tanti problemi a sborsare soldi per la sua società, l'ho sempre vista come la cosa più verosimile, perché comunque il Parma femminile adesso dovrebbe fare il passaggio in Serie C, se non sbaglio, essendo promosso, esatto. E a punteggio pieno anche peraltro nel suo girone di Serie D, quindi dovrebbe effettuare il passaggio. Sicuramente farebbe molto più piacere a Kraus partire dalla Serie A, qualora non dovesse riuscire a farlo, secondo me non avrebbe problemi a passare dalla Serie B. Si parla di Venezia, si parla di Spezia, anche se non sbaglio, di tantissime società. Genova, sì, esatto. Bisogna capire veramente quali sono le intenzioni, perché adesso non si scherza più, nel senso adesso è arrivato il momento di metterci i soldi veramente, e quindi soprattutto in queste squadre che hanno delle società che non sono presidate da presidenti particolarmente eclettici. Mi vengono in mente delle società che venivano gestite da persone che si chiamano Moratti, persone che si chiamano Berlusconi, che tutte quante le domeniche erano lì allo stadio a credere direttamente, no, nel progetto che portavano avanti. Le nuove società, le nuove proprietà che stanno entrando nel mondo del calcio non sono così. E quindi bisogna anche valutare sulla base di questo. La base societaria che c'è nel maschile deve dipendere anche relativamente al femminile, quello dovesse essere acquistato. Quindi sono poco fiducioso in merito a tante società che si diceva potrebbero comprare dei titoli. Ho due curiosità, Marco. Una sempre riguardante il Parma. Ho letto che in teoria hanno già bloccato un paio di giocatrici. Sì. Esatto. Ma è vero, cioè, quindi è una cosa. Bisogna. Dal Parma. Sicuramente queste cose quando si fanno. Io questo non posso saperlo, però sicuramente quando Marco, si fanno. Marco, ma come non puoi saperlo? La palla di vetro ancora non ce l'hai? Marco. Purtroppo. Insomma. No. Però posso provare con la metempsicosi, non so. Vai, prova. Mi prova. Posso appellare ai numi capitolini, non lo so. Secondo te, visto che sei lì e sei molto vicino al Parma, secondo me sono gentleman agreement, cioè sono degli accordi che vengono fatti ufficiosamente. No, ma intendo di ragazze, secondo te sono giovani interessanti o sono già navigate? Non ho la più pallida idea di chi possano essere, sinceramente, ma non ne ho la più pallida idea. E comunque credo che sicuramente non saranno giocatrici già piazzate in club che credono in loro, quindi sicuramente saranno le giovani ragazze, considerate che ne abbiamo tante in Serie A. E un'ultima curiosità, perché questa mi sono davvero curioso, perché è cambiata la proprietà dell'Atalanta, è arrivato l'americano, che c'ha già adesso, non mi ricordo esattamente la squadra che ha, può essere quella dei Boston Celtics forse, non vorrei dire, se non erro, sì, esatto. Quindi io che seguo molto l'NBA conosco bene l'idea e come affrontano là il tema sport, che non è più sport, diventa proprio business, show, spettacolo, sì, esatto. Potrebbe essere
una sorpresa dal punto di vista che l'Atalanta superi il Parma e sia lei quella che si ritrova in Serie A? Io... conoscendo proprio, cioè non conoscendo, perdonatemi, però conoscendo l'NBA e tutto, io ho più fiducia verso quel presidente lì che nel Parma. Sì, è vero, è vero, è vero, però comunque, come dici bene, insomma, in America c'è questa idea di calcio, che di sport in generale, che è diametralmente opposta alla nostra. Nel senso che noi il calcio, riferendoci al nostro sport, noi il calcio lo viviamo ogni domenica come se fosse una battaglia di 90 minuti. Loro portano i perché non lo è? Allo stadio. Non lo è. Ma diamine sì. Ah, non so, ok. Non so neanche perché ho utilizzato il periodo ipotetico, però spaventare. Così spaventi me, però, Marco, cioè, giusto, detto, giusto, non... è giusto. Chiedo venia. Noi insomma abbiamo questo modo di vivere lo sport, il calcio, che è molto passionale, molto carnale, sì. Cioè, lo sentiamo sulla pelle. Esatto, loro portano i bambini allo stadio come si farebbe per come faremmo noi cinema, portandoli al cinema oppure al teatro. Esatto. E non credo che il calcio femminile in Italia sia arrivato a questo livello di spettacolarizzazione portare una persona, cioè un uomo che crede così tanto in questa idea di sport, mm-hmm, di puntarci veramente. Credo anche... Ma non può essere però... diciamo cioè una persona che ti entra così, perché comunque sicuramente entrerebbe, almeno io mi rifaccio da quello che ho letto su TCF, sia chiaro, che lui ha come obiettivo in un paio d'anni massimo di avere l'Atalanta in Serie A, quindi immagino che nel momento in cui l'Atalanta arrivi in Serie A, immagino che con la mentalità e tutto... Ma io me lo auguro, però sarebbe una persona, cioè sarebbe Davide contro Golia, sarebbe una persona mezzo a... Guarda, non per fare lo spaccone, però io direi che Golia è lui, visto che non so se tutte le società femminili di Serie A possano arrivare a metà della disponibilità economica che ha... Adesso non mi ricordo il cognome. Sì, però qui il fatto è che il... fatemi fare un paragone. Il fatto qui è quello di lavorare tutti quanti insieme, capito? A 360 gradi per contribuire allo sviluppo del movimento. Cioè, c'era un discorso molto famoso, no? Che veniva fatto, che era... che probabilmente è stato il discorso più famoso che fu fatto nell'antica Roma, durante la disputa tra patrizi e plebei, c'era questo politico che si chiama Menenio Agrippa, che disse che fu uno dei pochi che riuscì ad essere convincente da tutte e due le parti, perché disse che cosa? Il nostro stato, il luogo dove noi viviamo è come un organismo, è come il corpo umano, no? Ci sono tutti quanti devono contribuire affinché possa lavorare efficientemente, sia le braccia devono portare il cibo allo stomaco, che lo stomaco deve processarlo per far sì che tutti quanti abbiano l'energia per continuare a lavorare. Nel calcio femminile è la stessa cosa, cioè non possiamo credere che una persona da sola possa trainare, possiamo credere che l'ingresso di un personaggio possa condizionare anche gli altri, però dopodiché c'è bisogno di sviluppare un progetto serio a 360 gradi da parte di tutte quante le società, perché e questo ovviamente è il mio pensiero come sempre, io credo che al di là del denaro, della disponibilità economica che possa avere un determinato presidente, ci sia veramente bisogno di lavorare sul tema sociale, nel senso che il tema è sociale, però... economico, legislativo. Andrea aspetta, Marco, ti fermo due secondi, tanto per dare il buonasera. Tanto per dare il buonasera e il bentornato a mister Gigi Colantuani. Ciao, buonasera, mister. A tutti, buonasera. Ciao, a tutti, buonasera. È un piacere ritrovarvi, soprattutto su queste argomentazioni ero particolarmente interessato e ascoltavo il religioso silenzio.
l'arredamento stile radiofonico, ma anche se questa era la mia cuffia quando esatto. All'epoca. No, infatti lo stavo chiedendo. Sì. Facciamo un salto in radio? Facciamo? Bello, andiamo. magari sarebbe una bella cosa, insomma, fare radio. E comunque ascolta il religioso silenzio perché insomma l'argomentazione mi interessa molto, prego, grazie e comunque buonasera a tutti i presenti. Buonasera. No, stavo buttando diciamo un sassolino a Marco, ma è vero che bisogna andare tutti insieme, però io te la butto lì, arriva questo qua di Boston, ci metti i soldi, lui... Non so il cognome, se mi hai No, non è quello, figurati. È che qua cerchiamo tutti in tutte le parti del mondo, perché tanti italiani. Vai avanti, tranquillo. Fulvio, non fare quella faccia. Tu mi pare che insomma stai bene, no? Non stai con gli italiani, per cui c'è. No? Che fai proprio tu? Io non lo so. Qua veramente ci sono le rivolte. Vai Andrea. Stavo dicendo, ti arriva questa potenza economica, questo tornado di innovazione, di mentalità diversa. Questo sicuramente non viene per adattarsi agli altri nuovi presidenti. Quindi questo qua, almeno dal mio punto di vista, i soldi ce li ha. Comincia a investire in cose di proprietà, in eventi, in tutto quello che vuoi. E di conseguenza sicuramente comincerà ad attirare molto di più le top player, perché comunque comincia a insidiare anche una Juventus che comunque, anche se è all'avanguardia in Italia, se ti arriva questo soggetto, secondo me la Juve rischia di trovarsi indietro. A quel punto lì, società come Juve, Milan, Inter, Fiorentina, Roma, non potrebbero andare tipo tra virgolette in competizione e quindi dare una scossa a questo movimento che non si riesce a definire. Però occhio, perché le società non sono solo un parte economico, cioè il valore di una società non viene determinato solo solo dall'ambito economico, viene determinato dall'abilità gestionale, viene determinato da tantissimi fattori. Sono d'accordo, però non è che sta Andrea, la società di calcio non è una SPA, non la puoi trattare come se fosse una azienda e basta, guardando semplicemente le voci di entrata e uscita. Una società di calcio è tutto il resto. Una società di calcio è la gente che ti ci sta intorno. Se tu non riesci a entrare in un meccanismo in cui c'è già un certo terreno, per cui c'è già un seguito, c'è già un tifo fatto di un certo modo, e tu non te ne rendi conto e lo mandi fuori perché devi fare solamente il pareggio più o meno, tu non hai capito nulla del calcio italiano sicuramente, perché ti ripeto, sono solo le voci di mercato, non sono semplicemente le giocatrici che stanno in campo, sono tante cose. Una società di calcio è fatta da tante tante cose e non una sola. Secondo me una persona che potrebbe fare, che avrebbe, ahimè, potuto fare, scusate, avrebbe potuto fare tanto bene al calcio femminile, lo dico magari provocando anche un po', sarebbe stata Maurizio Zamparini, che è stato un personaggio molto, molto discusso, molto dibattuto, però quando disse nessuno si è mai arricchito con il calcio, aveva ragione, perché una cosa è valutare le proprie decisioni sulla base, come dicevi giustamente tu, delle entrate e delle uscite. Un'altra cosa è decidere di fare bene a un movimento, fare bene a una squadra, una città, e con tutti quanti i problemi, effettivamente le critiche che si potevano fare, secondo me, a persone come Maurizio Zamparini è sempre lì. Era sempre lì e non era l'americano che acquista la società e che si presenta solamente nei momenti di celebrazione della propria squadra. Faccio un esempio attuale, Marco, che è il presidente Carlino.
Cioè, lui è uno di quelli che crede, che mette i soldi, che crede nel movimento, vuole portare la gente allo stadio, vuole che ci sia affetto intorno alla squadra, vuole far andare avanti il movimento. È quella la mentalità. Se tu metti semplicemente soldi, 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 non hai capito nulla. Tant'è vero che la situazione adesso è quella che è. Perché ok il professionismo, ok i soldi, però poi ti ritrovi con una medusa con tante teste. Esatto. Semplicemente persone in grado di gestire ciò il danaro, per quanto limitato, che immettono all'interno del movimento. Tutto qui. Ora, lo dico adesso, poi dopo vi faccio vedere una cosa, quando ci sarà anche Elisa, perché vorrei che ci foste tutti. Il Napoli, ad esempio, ha un reparto comunicazione che fa invidia, secondo me, ai grandi club di calcio maschile della Serie A. Fa veramente invidia. È una cosa strepitosa, cioè quello che riescono a mettere in campo con delle forze ovviamente limitate, perché sono quelle, però lo fanno. Certo, no, sicuramente quella è un'altra cosa fondamentale, sì. Però non so quanto possa essere sufficiente avere un finanziatore soprattutto estero per poi ottenere risultati, ma soprattutto non credo che sia sufficiente avere degli amministratori che possano far quadrare semplicemente i conti per quanto riguarda il calcio. Possiamo fare mille esempi sul calcio maschile, tu hai toccato Zamparini, noi ce l'abbiamo quasi dentro casa. No. Una persona che amministra. No. Che amministra. Fermi. Ma ti amministra. No, vabbè, ma perché poi Gigi? quando tu tocchi certe cose, poi dopo ovviamente si accende lo speed. Ma non lo speed quello per controllare quanti buffi abbiamo in giro sparsi, perché lo speed hanno inventato per quello, ma è perché insomma si accende una spia e allora cominciamo un attimino a parlare a 360 gradi. Io faccio un piccolo esempio. Faccio un piccolo esempio. Siete oggi... pronti? Sì, assolutamente. Io era una cosa di cui avevi niente, ha voluto censurarla. Ha capito tanto quando si parla di quel paese è così. Si è reso conto dell'antifona anche di internet. Mi succedeva anche all'epoca quando facevo radio, a volte la radio puff saltava il segnale, però non fa niente. Chissà perché, vai. Non fa niente, andiamo avanti, perché ho raccolto lo sfogo su Facebook, perché sono iscritto alla sua pagina, perché sono un appassionato di ciclismo, di Mario Cipollini. Ah, ok. E Mario Cipollini in lacrime, quasi, perché faceva l'esempio suo e l'esempio di Marco Pantani, perché era stato il fine settimana a trovare i genitori, a vedere lì la situazione com'era a livello di ciclismo a livello giovanile, e ci sono tante società che sono state letteralmente abbandonate a livello di settore giovanile per quanto riguarda il ciclismo, e infatti noi non abbiamo più ciclisti di punta, cioè il Giro d'Italia abbiamo dei buoni ciclisti, dei buoni professionisti, ma non abbiamo più il Petacchi, il Cipollini, il Pantani della situazione. Poi da qui possiamo andare anche indietro, no? Facciamo un po' di dietrologia. Francesi. Non è che mi puoi nominare Pantani così, messo così a caso. No, appunto. E allora Cipollini, quasi in uno sfogo, quasi in lacrime, vuole raccogliere tutti gli ex professionisti per far capire a questa azienda, perché lui si è un po' lamentato anche che il Giro d'Italia parte a Budapest, insomma di tante situazioni che ha innescato il Giro d'Italia, perché loro mettono la scusa perché almeno vendiamo il prodotto italiano all'estero eccetera, invece non è vero, perché sono gli esteri che mettono i soldi in Italia, perché in Italia i soldi non li mette più nessuno, e allora l'appartenenza si va verso una direzione dove noi rischiamo realmente di perdere la nostra identità nazionale a livello sportivo,
Identità che abbiamo perso attraverso il calcio, infatti si vedono i risultati, è vero, sì, Mancini ha fatto un miracolo la scorsa estate, ma poi l'Italia per l'ennesima volta non partecipa al mondiale col maschile, mentre con il femminile sì. E l'esempio calzante potrebbe essere il Milan in Serie A maschile, dove è una società controllata in questo momento, perché non si sa chi è il proprietario, ma due o tre personaggi che hanno fatto la storia del calcio italiano e la storia dell'associazione Calcio Milan. Cioè, senza fare un nome piccolo piccolo, facciamo il nome di Paolo Maldini, dove magari Paolo Maldini ha spiegato a qualcuno là dentro che cosa significa essere milanista, ma soprattutto giocare per la AC Milan, che credo che sia quello che si è perso in questi momenti. Di contrattare c'è un personaggio che invece si permette ancora di dire che me ne frega se i tifosi non vengono allo stadio, tanto non sarebbero venuti comunque, quindi io alzo i biglietti quando gioco contro il Milan, contro la Juventus, me ne sbatto della tifoseria, e quindi sostanzialmente poi fa comodo a tutti una Lazio che lotta per il quinto, sesto, settimo posto. Ma però, guarda, secondo me farebbe molto più comodo se lottasse per la retrocessione. Non lo so, perché quella è una lotta un po' più, perché lì ci sono i soldi, perché ci sono alcune società che quest'anno stanno facendo a gara per chi retrocede, perché chi retrocede, bravissimo, c'è il paracadute, ma l'anno dopo se rivieni in Serie A tra Riff e Raff, facciamo così, chiamiamolo Riff e Raff, no? Certo, prendi sì, più Riff, soldi, certo. Prendi più soldi di quanto questa Serie A dà alle società di calcio, perché in Premier League il Leicester può vincere un campionato di Premier League e rimanere a quei livelli, perché nessuno lo sa, anzi nessuno lo dice qui da noi, che il Leicester vince i campionati, se vince il campionato di Premier League prende i soldi perché è arrivata prima, non prende i soldi in base agli abbonamenti che si fanno sulle televisioni private. E quindi il Leicester con quella vittoria non è che il presidente si è messo in tasca, ha mantenuto ed è riuscito a mantenere per anni il Leicester ad alti livelli, perché ha vinto il campionato e giustamente ha preso i soldi perché è arrivata prima. Invece da noi la prima è sempre la Juve a prendere i soldi, la seconda sarà sempre il Milan, la terza sarà sempre l'Inter, la quarta la Roma, la quinta il Napoli, la sesta la Lazio, e il resto restano le briciole. E quindi tutti gli anni i campionati sono già decisi, poi un anno vince uno, un anno vince un altro uno azzecca l'allenatore, l'altro invece magari toppa, magari due o tre acquisti gli fa male, però i soldi sono sempre distribuiti alla stessa maniera. Sono queste le cose che fanno la differenza. La differenza nello sport, come ha detto sacrosanto, gli ho scritto io, Mario Cipollini, la fanno le persone. Le persone fanno la differenza. E se noi perdiamo questa identità, come abbiamo già fatto col calcio, lo stiamo facendo nel ciclismo, lo stiamo facendo per altri sport, noi che potevamo vantare a livello internazionale di essere l'Italia comunque sia, stiamo perdendo tutto quello che è stato costruito in passato, perché abbiamo deciso che a gestire i sport, come può essere anche la scuola, come può essere anche la nostra politica, ci devono essere gli amministratori, ma ce ne siamo resi conto che noi è tanto che non andiamo alle elezioni politiche. Abbiamo, negli ultimi 10 anni abbiamo eletto una volta sola, ma che poi è durato 6 mesi, il nostro Parlamento. E gli altri amministrano, dai Renzi, ai... come si chiamava? Conte. Questa gente è mai stata eletta dal popolo, ma che per 15 anni ha gestito questo paese. Quindi è dalla testa che c'è il marcio, e poi andiamo a scendere, alla scuola si compra la carta igienica perché viene data un budget a un amministratore, e quell'amministratore poi dice ai genitori: purtroppo dovete comprare la carta igienica perché ho finito i soldi, lo volete l'inglese? Lo volete, la volete musica? E se volete questo non posso comprarvi la carta igienica per i vostri figli, quindi la dovete comprare voi. A questo siamo arrivati, che diamo in mano agli amministratori quello che era sacrosanto, ossia che la politica aveva un ruolo,
la scuola ne aveva un altro, lo sport ne aveva un altro e la famiglia soprattutto ne aveva uno importante di ruolo. Ok? Io a 15 anni sapevo di politica, adesso a 15 anni la politica non sanno neanche il significato di politica proprio stesso, significato da Garzanti, da enciclopedia, non lo sanno il significato, non lo sanno, è questo il problema, è questo il problema. L'importante oggi è farsi quattro foto, trasmettere stupidaggini in continuazione, ma che vanno pure bene se inseriti in un contesto sociale serio, lineare, coi valori, coi sentimenti, perché perdiamo i sentimenti, stiamo perdendo i sentimenti, stiamo diventando come, scusate se faccio pubblicità occulta, come IKEA. Va bene comprare, una volta si compravano i mobili di una vita, adesso ci hanno inculcato che il mobile dopo un anno o due devi buttare, e quindi devi andare da IKEA a comprarlo, perché IKEA vende mobili che durano un anno, due anni. È questo quello che ci propinano, è questo quello che siamo diventati. La responsabilità è anche la nostra, è anche la nostra, soprattutto la nostra, perché Borsellino diceva: finché non siamo noi a rifiutare il puzzo del compromesso, certi meccanismi e certe situazioni si allargheranno a dismisura. Però forse adesso è troppo tardi. Ma se noi andiamo nei paesi del nord Europa, non hanno perso identità. Gli svedesi sono svedesi, i danesi sono danesi, nonostante danno lavoro a tante persone, a tantissime persone. Chi ancora vi racconta del sogno tedesco? C'è gente che sta scappando dalla Germania, c'è gente che sta scappando dalla Germania. E qui, Sabrina, potrei allargarmi anche sulla guerra di Russia. No, ma non lo faccio. No, non lo faccio, lo sai perché, Sabrina? No, perché abbiamo una voragine, te lo dico, perché semplicemente in televisione non dicono che il progetto Europa è fallito e devono trovare l'escamotage e il capo espiatorio per far sì che questo progetto fallisca ufficialmente. L'Europa è un paese fallito. Ma non si è mai realizzata l'Europa. Bravissima, però, perché tanti francesi ci avranno sempre con noi perché facciamo il vino più buono del loro. Sempre ci avranno con noi. I tedeschi sono invidiosi da prima della guerra mondiale perché noi siamo grandi architetti, siamo grandi pittori, siamo grandi scrittori, e loro non sono capaci neanche ad abbinare i vestiti quando si vestono. È questo. L'inglese è perfetto nel suo paese, ma quando va nei paesi degli altri fa lo sciacallo. È sempre stato così. E l'America sta lì a braccia concerte e aspetta la guerra. Gli Stati Uniti stanno tranquilli e beati. E certo. Vorrei solo ricordarvi che tra poco arriverà il verdetto per quanto riguarda Julian Assange dell'estradizione negli Stati Uniti. 175 anni di carcere o la pena di morte. Perché? Perché ha detto la verità. Ma comunque, saluto, intanto è arrivata Lisa Tommasini. Buonasera Lisa. Ciao Lisa. Buonasera. Allora, prima di passare a Batman e Robin, e quindi di cambiare proprio radicalmente pagina, vi lascio un attimo sempre sul tema sociale, perché a Napoli il 20, 21 e 22 maggio ci saranno tre giorni dedicati all'inclusione, dedicati alla clown terapia, perché l'associazione Teniamoci per Mano Onlus organizza un raduno nazionale dei clown dottori, che sono i clown appunto che vanno in giro per le corsie negli ospedali, che aiutano i bambini, che li fanno sorridere, che aiutano le persone che hanno problemi e che raccolgono quindi fondi per aiutare queste persone, e fa un raduno a Piazza Dante, proprio all'aperto, dopo due anni di chiusura, finalmente tornano all'aperto con degli spettacoli di magia, di funambolismo, ci sono ospiti internazionali, c'è chi ha dato il via alla clown terapia, cioè ci sono i retti discendenti di Coach Adams, ci sono tantissime cose, e il calcio Napoli femminile, e ringrazio il calcio Napoli femminile, ringrazio l'ufficio comunicazione, ha realizzato un video, ve lo faccio vedere. Martina, manda il video, tanto la riconoscete tutti chi è lei.
Dal 20 al 22 maggio in Piazza Dante si terrà la quarta edizione del Raduno Nazionale dei Clown Dottori. Sosteniamo l'associazione Onlus, teniamoci per mano e questi medici così speciali. Grandissima, bellissima Eleonora Goldoni, veramente grazie, un grazie speciale al Napoli Calcio. E per chi veramente può andare a Napoli, ci sono spettacoli in piazza gratis per bambini, adulti, da non perdere. C'è anche addirittura un contest sui clown migliori, da non perdere. Vi ho lasciato un attimo una pillola di sociale, perché ogni tanto fa bene ricordarci che c'è da fare del bene agli altri. Loro lo fanno e quindi accodiamoci. Batman e Robin, che siete pronti? Siamo pronti, siamo pronti, siamo sempre pronti. Siamo nati pronti. Io vorrei sapere, no? Io, no? Ad accoppiarvi. Vabbè. Andiamo avanti. Esatto, andiamo avanti. Vai Martina. Ok, perfetto, eccoci, siamo eccoci. Ritornati. Dopo, eccoci, siamo ritornati, eccoci. Quando avevamo lasciato tutti quanti con il grande tema della Fiorentina e ci eravamo ripromessi di riparlarne, perché insomma è un grande punto interrogativo, ci vorrebbero probabilmente 2 ore per parlarne, però noi non ce l'abbiamo, ci abbiamo solo una decina, 10-15 minuti, quindi ci proviamo. Però io prima del tema più importante, praticamente parlando di Fiorentina, secondo me è quello gestionale. Però prima volevo fare un piccolo cenno, una cosa che dissi proprio qui in trasmissione qualche tempo fa, quando ci fu l'infortunio di Valentina Giacinti, con grande rispetto nei suoi confronti, perché io ho sempre detto che è sempre stata una delle mie calciatrici preferite, dissi secondo me la Fiorentina si salverà proprio per via dell'assenza di Valentina Giacinti, perché finalmente Patrizia Panico capirà che Valentina Giacinti e Daniela Sabatino purtroppo sono due giocatrici che non possono giocare molto bene insieme, perché non fanno altro che, da quello che mi è sembrato di vedere, pestarsi i piedi. E qui spunta un po' fuori il tema del ruolo dell'allenatore o dell'allenatrice, no? Cioè quello non tanto di mettere insieme i più forti, ma di mettere insieme quelli che sono in modo più funzionale possibile alla propria idea o a ciò che si vuole cercare di presentare in campo. La Fiorentina secondo me ha tantissime giocatrici fantastiche, io ho una giocatrice che mi piace tantissimo, che è Sara Uscè, che al di là della tecnica, perché lì forse potremo discutere su quante ce ne siano più forti di lei, ci sono tante centrocampiste molto brave nella nostra Serie A tecnicamente, io vedo una giocatrice però che è veramente dominante in mezzo al campo, che domina il centrocampo, magari non lo fa girare come lo fa girare, non so, mi viene in mente dell'Empoli, Bellucci, non lo copre, non lo copre, non fa l'interdizione come lo farebbe Pedersen, ma sicuramente in mezzo al campo è dominante, e quindi da qui insomma c'è il grande tema di come è stata gestita questa rosa, che sì, quello è secondo me l'epicentro del problema e della problematica che ha avuto la Fiorentina quest'anno, perché altrimenti con i nomi che abbiamo fatto è impossibile vederla salvarsi la penultima giornata, che poi salvarsi perché comunque domenica c'è uno scontro diretto sotto di lei ha 2 punti di vantaggio, quindi nell'eventualità una delle due vince, retrocede al posto suo, nell'eventualità le due pareggiano, lei comunque non rischia di retrocedere, quindi è abbastanza imbarazzante poi andare a fare un'analisi tecnica, quindi giustamente Batman e Robin che fanno? Vanno a cercare di far capire alle persone che magari la problematica è stata a livello gestionale, e per quanto riguarda la società, per quanto riguarda anche i meccanismi, perché sicuramente Patrizia Panico ci può insegnare a tutte e due come si gestisce uno spogliatoio di calcio femminile,
però sicuramente anche lei si è prestata a un gioco, perché forse qualcuno al Milan era di troppo, dovevano trovare una collocazione che gli desse ritmo, gamba, eccetera, e magari in questa Fiorentina, con questa situazione, forse ha peggiorato la situazione stessa, scusate il gioco di parole, no? Perché poi fondamentalmente, quando poi ha dovuto giocarsi le carte in tavola, le ha scoperte, e abbiamo scoperto che comunque sia, come hai detto te all'inizio, la coesistenza fra le due, diciamo che era un po' difficile, anche per personalità, non soltanto per caratteristiche, perché giustamente nella difficoltà stagionale poteva arrivare il salvatore della patria, ma dall'altra parte c'è chi ti dice, eh sì, mo sei arrivata te, fai il salvatore della patria, potrebbe anche Certo. accadere questo all'interno di uno spogliatoio. Quindi diciamo che poi, ecco, la Fiorentina secondo me l'ha scampata bella perché tante squadre sotto, una in particolare la Lazio, si è svegliata un po' tardi, perché se ci fosse stata un po' più di bagarre, forse sarebbe stata risucchiata un po' più velocemente, e poi perché comunque dal canto suo aveva la possibilità nei vari scontri diretti. Infatti poi domenica andate a fare la prestazione della vita in un ambiente non facile, sicuramente, in un ambiente molto 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 caldo, contro una squadra, secondo come abbiamo descritto in tutta la stagione, una squadra comunque battagliera, che non ha mai regalato niente a nessuno, cioè nessuno ha fatto mai una passeggiata contro il Pomigliano, quindi è una squadra che comunque sia è difficile da incontrare, però è riuscita a tirar fuori il risultato della vita, anzi della stagione, perché la Fiorentina ci ha abituato nella vita, nel calcio femminile, Esatto, a risultati a molto meglio. a molto meglio. Però ecco, racchiudiamo tutto in questo, insomma, le responsabilità sono gestionali, secondo il nostro punto di vista, però cominciamo anche a dire che a volte i calciatori, i giocatori recitano il bello e il cattivo tempo, no? Esatto, Perché esatto. è quello che poi a volte rovina meccanismi importanti, meccanismi anche meno importanti. È un po' come andare delle volte a inserire qualcosa di, a me accadde, lo dico tranquillamente, accadde a Latina, una squadra molto forte che l'anno prima aveva fatto terzo posto, pensavamo l'anno dopo, siccome che stavamo lì, pensavamo di inserire quei due, tre importanti acquisti che ci potevano dare e fare differenza, e invece abbiamo avuto un'involuzione, perché comunque si può sbagliare nella gestione dello spogliatoio, soprattutto a volte i giocatori dall'interno non fanno proprio i giocatori, ma fanno i propri interessi, e quindi i risultati poi sono questi. Ma infatti nessuno mette in discussione comunque le abilità gestionali di Patrizia Panico, che peraltro è stata una grandissima giocatrice, che ha visto tanti Grande. spogliatoi, che è stata dentro tanti spogliatoi e che soprattutto ha lavorato anche in un settore nazionale dove c'è bisogno proprio di gestire molto bene la coesione tra ragazze che si vedono molto poco, diciamo, Bravissimo. a meno che non si vedano tra club. Dopodiché Bravissimo. c'è da dire che c'è da dire che in situazioni del genere, per quanto mi riguarda, le colpe non possono mai essere imputate o da una parte o dall'altra, come hai detto tu giustamente. Anche le atlete, comunque, dentro il campo hanno le loro responsabilità, come hanno le responsabilità le ragazze della Lazio, per esempio, per la stagione che è stata giocata, nonostante comunque io. Per quanto le abbia seguite, posso dire quanto la loro voglia, la loro determinazione di fare bene fino in fondo sia stata forte. Però c'è da dare gli oneri e gli onori, secondo me, da tutte e due le parti. Secondo me, Assolutamente sì. le ragazze della Fiorentina, in questo caso, nessuno potrà mai saperlo, però potrebbero aver commesso forse due errori diversi o essersi fatte.
essersi fatte trovare impreparate di fronte a una situazione che mai probabilmente si sarebbero aspettate di dover giocare, perché poi dopo trovarsi in quella zona calda lì della classifica non è facile dal punto di vista psicologico, oppure non rendersi conto di quello che la loro squadra avrebbe potuto sfiorare e di quello che avrebbe potuto sfiorare anche il tutto quanto il movimento calcistico femminile italiano. Okay. Sicuramente il danno di una Fiorentina in Serie B sarebbe stato mostruoso, incredibile anche per il movimento, perché la Fiorentina è stata il calcio femminile, lo ha iniziato di fatto, lo ha iniziato insieme alla Juventus, insieme ad altre società che ci sono ancora oggi in Serie A, però insomma sicuramente sono approcci psicologici in campo completamente diversi, non migliori o peggiori rispetto a chi si trova nella zona di retrocessione o a chi si trova lì su a dover rincorrere, secondo me, una squadra che vince lo scudetto. Ci si trova entrambi in due posizioni di pressione psicologica molto forte, che va gestita però in due modi diametralmente opposti, secondo me, dal punto di vista gestionale. E lì o entri nel cuore e come pochi allenatori hanno saputo fare nella storia, oppure ti affidi all'intelligenza e alla mente delle calciatrici e speri che possa essere autosufficiente in tal senso. Dopodiché, da spettatore e tifoso del calcio femminile, non posso non sincerarmi della mia contentezza per quanto riguarda la salvezza della squadra che, ripeto, ha fatto tanto bene. Assolutamente, guarda, penso che abbiamo detto un po' tutto, no? Abbiamo racchiuso un po' tutto quello che volevamo dire per quanto riguarda la Fiorentina, anche perché insomma la Fiorentina è un patrimonio del calcio femminile e fortunatamente speriamo che il prossimo anno si possa inserire, no? Tra Juventus, certo. Milan, Sassuolo, Roma, Inter, insomma, che hanno allestito qualcosa di importante. Speriamo che il prossimo anno, cambiando un po' il modo di gestire il tutto, possano anche loro far parte di questo gruppo, ok? Magari, poi la rianalizziamo insieme. Certo, assolutamente sì. La possibilità. Intanto con molto piacere. Ci siamo? A quanto pare? Pare che ci siamo. Per quanto ci siamo persi, manca, Sabrina. Manca sì. Una persona, esatto. Il capo Sabrina. È fuori. Ci siamo persi la nostra Sabrina. Bene, anarchia. Ha messo in piedi tutto questo, insomma, è brutto perdersela per strada. Stavo parlando di te, grazie, grazie. Allora, no, la mia domanda era, che parlavo tra me e me, ovviamente, non mai, sì. nemmeno tra me e il telefono, tra me e me proprio. Chiedevo, Marco, Gigi, quanto vi piace questa rubrica? Tantissimo. Troppo. Tantissimo. Calcola che stiamo costruendo la nostra caverna, ti ho detto tutto. Sì, quindi, esatto. E da lì partirà veramente. Tra poco trasmetterete direttamente da lì, già vi vedo comunque. Assolutamente sì. Logisticamente ormai. Bravissimo, abbiamo avuto un incontro vis-à-vis, quindi le premesse sono ottime. Quindi da qui in poi è finito tutto. Non ce ne Ragazzi, io però purtroppo vi devo salutare. Io volevo scusarmi con voi. Io volevo scusarmi con voi per lo sfogo di prima. Però fermo. Ce l'avevo qui. Allora, quelle cuffie ti fanno bene, però. Te lo posso sì, dire. Guarda, ti faccio vedere una cosa. Ti fanno tanto ti bene. Posso far vedere una cosa? È una chicca questa. Allora, guardami adesso. Vedi come sono? Guardami a 70 Vai. Anni. Stupendo. Capisci? Adoro. E credo che questo le abbia fatto di nuovo anche perdere la connessione. Allora, no. Io so che lo devo salutare, lo so, perché me l'ha detto dove andare io, però, cioè, Gigi, sul serio,
ho risentito Gigi e la cosa mi ha fatto tanto piacere, che sei partito da un punto, sei arrivato al punto di tornato puntuale come al solito. Grazie. Oddio, no, purtroppo non ti ho sentito, Sabrina, non ti stiamo sentendo perché eri un po'. Fa niente. No, ripeti, che hai detto? Non ho sentito. La fiducia. Ti ho fatto semplicemente i complimenti perché ho risentito Gigi che sei partito da un punto A, sei arrivato al punto Z facendo tutto l'alfabeto e sei tornato di nuovo al punto A. Quindi semplicemente complimenti. Grazie, ma io faccio Gigi. Parte dell'altra metà del cielo, quindi siete voi che mi avete coinvolto perché ho trovato tanta gente, tra cui voi, che vuole far parte dell'altra metà del cielo. Grazie di tutto Gigi, lo so che ti devo lasciare. A voi ragazzi. Ciao. Un bacio, ciao, un abbraccio ciao, a tutti. Ciao mister. Ciao. Allora, Marco te ne stai per andare pure tu, ma puoi restare ancora qualche minuto, vero? 10-15 minuti assolutamente sì. Allora, prima di passare a Fair Play e quindi prima di salutare Marco, tutto, Andrea, hai qualcosa da aggiungere a Batman e Robin che si sono testé esposti con le loro dichiarazioni? Allora, io sono d'accordo. Marco, ho capito, se tu mi... Guarda che se mi fai così, guarda, io faccio peggio. Dai! Allora, io sono... Tralasciando tutto il discorso della Fiorentina, che sono d'accordo che sarebbe stato un vero danno se fosse andata in Serie B, sarebbe stato veramente un danno per il movimento e tutto. Mi è piaciuto il discorso e lo condivido e lo allargo anche a un discorso Milan e Nazionale, il fatto di Giacinti, che senza Giacinti la Fiorentina, diciamo, se ho capito bene Marco, avete detto che senza Giacinti la Fiorentina, diciamo, ha fatto quel passo in più. Sì, ma non, occhio, non per Giacinti in sé, per il ruolo, cioè per come è stato deciso di inserirlo all'interno di un undici titolare, non per lei. Se io l'ho detto tante volte, per me lei è una giocatrice fantastica. Io ti dico che Firenze, conoscendo la situazione e tutto, col mercato di gennaio, secondo me la Fiorentina si è indebolita rispetto che rinforzata, perché è andata a prendere, ha mandato via una giovane molto interessante come Piemonte, che secondo me con la fiducia e tutto si vede che sta facendo molto bene, ed è andata a prendere due giocatrici, una indiscutibile, vero Bocchete, non si discute, chi discute Bocchete secondo me dovrebbe riguardarsi tutta la sua carriera, e Giacinti che dal mio punto di vista è una di quelle giocatrici che sono state sopravvalutate e continuano a essere sopravvalutate in ambito italiano secondo me, e il fatto che si pesti i piedi con Sabatino, io sì, sono d'accordissimo, ma ricordiamoci anche che hanno giocato insieme con grandissimi risultati al primo anno di Milan e al Brescia. Sì, quindi... però era una Giacinti diversa, eh? Era una Giacinti diversa. Molto, molto più umile giù dal piedistallo. Proprio... Vabbè, al di là di questo, io mi riferivo al fatto che fosse una Giacinti diversa, perché era una Giacinti che interpretava dei principi tattici diversi, nel senso che io ho sempre detto che a me Valentina Giacinti è sempre piaciuta moltissimo per il suo approccio in campo tutte quante le volte, perché secondo me un attaccante molto spesso deve andare a prendersi il pallone sui 40 metri, sui 50 metri, come lei molto spesso fa. Mi piace moltissimo per la sua duttilità, ed è proprio a questo che volevo riallacciarmi. Valentina Giacinti nel mio calcio, nel mio modulo, nel mio 4-3-3 gioca prima punta, gioca esterno a sinistra, gioca seconda punta e gioca dietro la punta, tre quarti a fare da boa, quindi non può essere una giocatrice che nella mia idea di calcio, che è sempre stata e sempre sarà quella di un calcio fluido, dove i ruoli hanno un significato relativo, in un'idea di calcio del genere non può non piacermi Valentina Giacinti, che in quel Milan con Daniela Sabatino
interpretava, ripeto, principi tattici completamente diversi. Funzionale ad aiutare quella che era il bomber sostanzialmente di spicco, di punta della nostra nazionale, del nostro panorama calcistico femminile. Ha vissuto un'evoluzione anche da questo punto di vista. Valentina Giacinti è diventata quella giocatrice in grado di essere anche un punto fermo in un Milan in cui c'era lei, che senza di lei, che attaccava la profondità e giocava sul filo del fuorigioco, non segnava, perché il Milan di Maurizio Ganz era anche questo negli anni precedenti ed è stato fino alla sua cessione una squadra che puntava su il gioco sul filo del fuorigioco di Valentina Giacinti, che in questo non ha uguali, non ha uguali neanche in Daniela Sabatino, per me, perché è una cosa che hai, è il ritmo che c'è nel sangue, è quello che c'aveva Pippo Inzaghi, è il valutare il capello rispetto al proprio marcatore sulla base della linea di fuorigioco. Quindi su questo secondo me Valentina Giacinti è imbattibile. Dopodiché secondo me la Fiorentina non è stata gestita benissimo da Panini. La Fiorentina in generale secondo me non è stata gestita benissimo dal dopo Cincotta, secondo me, perché hanno fatto un mercato estivo secondo me molto molto buono, perché io sono il primo che la Fiorentina stessa l'avrei messa tranquillamente, magari non nelle prime tre posizioni, ma a lottare dal quarto al sesto posto l'avrei messa io in primis, perché comunque Boucher, Cafferata, Tortelli, Schlofenegger, Piemonte, Lundi, cioè tutte giocatrici giovani ed esperte. E senza dimenticare anche adesso Neto che a me piace tantissimo, e secondo me, cioè, già il fatto di affidare a Panico è stata una scommessa, secondo me, perché è una prima esperienza di allenatrice dare in mano, e si è visto con Ganzi i danni che ha fatto e sta facendo al Milan, dare in mano una squadra così importante con tante qualità tecniche a due allenatori che hanno solo il nome alla fine, perché Ganz ha il nome di Maurizio Ganz, Patrizia Panico ha il nome di Patrizia Panico e basta. E su quello, guarda, credo che non ci piova, anche all'anagrafe credo che siano convinti, esatto, di questa cosa. Te lo dico, Andrea, credo che però hanno proprio il nome pesante che si portano dietro e sono state messe lì. Però secondo me, e si è visto il grandissimo lavoro di Cincotta in una Sampdoria creata in 10 giorni, tutto quello che hanno fatto. E non dimentichiamoci che alla Fiorentina comunque c'era anche altre giocatrici che a gennaio sono state mandate via. E l'arrivo di Giacinti è vero, secondo me non ha fatto altro che creare instabilità all'interno di uno spogliatoio, all'interno di una squadra, perché comunque con tutte le notizie che sono uscite tra, da una parte Sabatino, Giacinti, Neto e Vero che difendono Panico, e dall'altra tutta l'altra squadra, tutto il resto della rosa con Cafferata, Tortelli, Breitner, Cazzi, Mazzi. Allora, tutto. Andrea, avremo modo di parlare ancora della Fiorentina, perché tanto, per fortuna nostra, avremo altre puntate, no. Quindi approfondiremo ancora il tema Fiorentina, perché sarà sicuramente un tema caldo. Prima di passare all'altro dinamico duo, e quindi a Fair Play, una parola, Lisa, hai festeggiato finalmente? O ancora non... Ho festeggiato, non so se si può vedere, ma ho festeggiato. No, perché mi stavo cominciando a preoccupare, te lo dico. Cioè, questa cosa mi stava cominciando un po' a mettere l'ansia che non festeggiassi, insomma. Lo abbiamo constatato anche sulla nostra pelle, mentre io ero in giro per Milano a seguire il derby. l'altro derby c'era lei, Gaudente, che giustamente ha tirato di tutto quanto. Diamine, non hai esultato la scorsa giornata, ma mancava solo, non so, l'annunciazione dei... Esatto, dei esatto, angeli. Marco, ho capito, non è finita. Ma noi ti vogliamo bene soprattutto per questo.
Vita, guarda, come se fossi normale. No, nel senso, va bene. Allora, Marco, ci salutiamo? Se fossi normale, ci salutiamo, ci salutiamo e ci vediamo la settimana prossima. Yes, grazie Marco, grazie di tutto anche oggi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao Marco. Ciao Marco. Ciao ragazzi, ciao. Avanti tutti. Allora, passiamo a Fair Play. Passiamo a Fair Play. Il video racconto di quella che è stata la giornata lo facciamo alla fine, così ci salutiamo con quei temi, lasciando l'interrogativo su quello che sarà. Cominciamo. Da che cosa volete cominciare? Ah, premessa per tutti e due. Allora, le immagini di campo le ho tolte, quindi mancheranno i primi 10 secondi dei servizi praticamente, e mancano gli ultimi 30 secondi di una, tanto per dirvelo, insomma, però è anche okay. Giusto, perché così sanno le persone che sono sintonizzate che devono andare su YouTube a vederlo, e mi sembra anche giusto, perché non è che possono vedere tutto quanto qua, altrimenti io vi ringrazio tanto per averli portati, però insomma facciamo che sia uno scambio reciproco. Là, ti finisce di vedere tutto di là. Giustissimo. Ci sto. Esatto, allora, infatti noi per questa volta abbiamo portato delle pillole. Bravissima Lisa, così si fa. Interviste che abbiamo fatto, abbiamo ritagliato un pochino, in modo che così abbiamo scelto le fasi insomma migliori dell'intervista. Oggi abbiamo portato due interviste fatte da Fulvio, a cui ho partecipato per le domande, e abbiamo portato Giulia Rosa, attaccante del Trento, e abbiamo portato due ragazze dell'Isera, che abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con loro. Diciamo che Plankensteiner e Turrini, e abbiamo avuto Turrini, il piacere di conoscerle anche grazie a un pochino di ignoranza, perché sai che noi siamo fatti un pochino così, siamo a volte seri ma non troppo. Ma non troppo. Perché non so se lo sapete. Non si sa mai. Perché non so se lo sapete, ma la pagina Instagram dell'Isera è gestita proprio dalle calciatrici. Ma è molto comica, è molto autoironica. E io consiglio di andare a vederla, perché alla fine abbiamo anche chiesto: ma chi è che gestisce questa pagina? Perché veramente fate morire dalle risate. E niente, quindi oggi abbiamo portato queste due interviste. Perfetto. Allora, Martina, vai, parola a te. Benvenuti su Fair Play. Oggi abbiamo un'intervista doppia. Abbiamo due giocatrici dell'Isera, Federica Turrini e Margherita Plankensteiner. Ciao ragazze, benvenute, come state? Ciao, grazie, tutto bene, grazie. Bene, grazie, ciao a tutti. Allora, rompiamo subito il ghiaccio. Vi abbiamo conosciuto non solo per le prestazioni in campo, ma per la vostra squadra, ma anche per il modo in cui interagite con i tifosi attraverso i vostri profili social, in maniera un po' giocosa. Quindi immaginiamo che siete una squadra molto unita, molto compatta, e che vi divertite tantissimo anche fuori dal campo. Sì, sicuramente siamo una squadra ironica. Diciamo che è un po' una nostra arma. La utilizziamo a nostro favore, questa, la forza dell'ironia, e sicuramente aiuta anche per non abbattersi, insomma, in stupidate, insomma, anzi, noi ci tiriamo su un po' così, ecco. Federica, vuoi aggiungere qualcosa? Sono d'accordo con Margherita, siamo un gruppo che spesso la mette sul ridere, ed è giusto che sia così. Per tenere un tono un po' che leggero nello spogliatoio, immagino. Esatto. Ok, allora parliamo un po' di voi due, partiamo con Federica. Tu, Fede, svolgi un ruolo abbastanza particolare, in cui il carattere è determinante e anche il metodo di approccio in campo è molto particolare. Come la vivi la tua vita da centrocampista quando sei nei 90 minuti di gioco? Allora, come hai detto tu, il carattere in questo ruolo è determinante ed è quello che io tendo a mostrare più di tutto, quindi
è un ruolo che chiaramente mi piace, dove c'è tanto da correre e diciamo che più che costruire gioco io distruggo quello avversario e parlo tanto, cerco di aiutare il più possibile le mie compagne, di incitarle e in questo modo cerco di dare il massimo aiuto che posso alla squadra. Ok, invece Margherita, tu sei difensore, un ruolo in cui bisogna avere molto carattere, e dello stesso carattere che hai anche fuori dal campo, quello del difensore, cioè comunque essere molto tenace, determinata in quello che fai? Diciamo sì, mi piace pensarla così e pensare di essere appunto determinata fuori e anzi forse più fuori che in campo, anche perché ho bisogno di aiuto, quello che sto dalle compagne, insomma, imparare un po' anche dagli altri per mostrarsi più sicuri, insomma, questo aspetto del carattere e insomma sono sicura che ci stiamo lavorando e che possano vedersi un paio di risultati. Play, oggi andiamo ad intervistare una bomber della serie C, la numero 10 del Trento, Giulia Rosa. Ciao Giulia. Ciao Fulvio. Allora, come stai innanzitutto? Come ti senti dopo questo campionato che insomma sta andando piuttosto bene, dovrei dire? Sì, per ora sì, sia individualmente che sono in un periodo in cui fisicamente sto bene, ma soprattutto con la squadra, con il gruppo che siamo lì e ce la giochiamo nella parte alta della classifica, meglio di così direi che non si può. Beh, quello assolutamente. Allora, partiamo subito con una domanda molto personale, ovvero tu indossi la maglia numero 10, che è il simbolo insomma del talento calcistico per eccellenza, infatti sei appunto quella che ha segnato più gol in tutta la tua squadra. E come vedi il tuo modo di giocare? Quali sono le palle che preferisci, quelle alte, quelle basse, quelle in cui ti trovi meglio? Sì, allora, vabbè, abbiamo tante giocatrici talentuose, in realtà che potrebbero essere anche degne di questa maglia, poi anche un po' per me il diritto di essere in questa società da più anni mi ha fatto, insomma, mi ha fatto averla, ecco. E, ma allora, a me in realtà piace più essere una trequartista che attaccante, però sono una giocatrice a cui piace muoversi tanto, non dare punti di riferimento e mi piace anche soprattutto inserirmi, quindi con i lanci e poi palle lunghe, anche giocare nello stretto, penso insomma tecnicamente di essere abbastanza brava e non amo tanto le palle alte, o almeno non quelle dal petto in su, perché di testa diciamo non è la mia caratteristica migliore. Mm-hmm. Ok, quindi diciamo il colpo di testa non è uno dei tuoi punti forti, ecco. No. Almeno non lo ritieni esserlo. Sì, soprattutto, non lo so, questa tendenza, forse un po' anche di paura, probabilmente più quello, però, perché in realtà se sono da sola, dai, salto anche bene, colpisco bene. Il problema è che chiaramente in partita c'è il contatto e le persone, quindi ti sbilanciano, mm-hmm. È un po' più difficile quello, sì. Ok, e visto che sei la bomber della squadra, come ti definisci anche la squadra stessa, qual è il gol che per te insomma risulta essere il più bello che hai fatto, quello più pesante? E ti chiedo anche qual è quello che invece sogni tanto di dover ancora fare? Ma allora, beh, ogni gol chiaramente ha la sua importanza, però direi innanzitutto quello di Mitici, contro il Mitici, perché quella era una partita che è stata molto molto tosta, non riuscivamo proprio a sbloccarla, tra l'altro io ero in panchina, quindi è stato ancora più bello perché sono entrata e ho segnato, e poi sicuramente... Allora, ecco, sicuramente tutto il resto. Eccoci. Esatto. Allora, tutto il resto che è da vedere, lo ricordate per favore? Su YouTube. Cioè, a vederlo? Dove si può ascoltare tutta l'intervista?
su YouTube, sul sito, sul canale di Fair Play. Ok, fermo. Uno per volta. Sì. Lisa, dove si può venire a vedere l'intervista? No. Fulvio, dove si può venire a vedere l'intervista? Sul canale YouTube. No. Io adoro questa trasmissione perché è un parlarsi così. Ci riprovo. Guardate il labiale. Probabilmente sono io che parlo in ritardo. Ok, Lisa, stai zitta. Parla Fulvio. Ferma. Buona. Fulvio, dove si può ascoltare e vedere il resto dell'intervista e tutte le vostre bellissime interviste di Fair Play? Sul canale YouTube di Fair Play Italia. Lisa, dillo tu. No, bene, Fair Play, esatto, come ho detto io. Su YouTube. Hai fatto un mix di calcio femminile Italia e Fair Play. Siamo lì. Andate su YouTube e ci trovate. Esatto. Allora, avete capito? Esatto. Tutti diretti su YouTube, perché altrimenti non ci troviamo. Così trovate anche la replica di questa trasmissione. Comunque trovate anche Back to the Football su YouTube, eh? Così, è vero. Diciamole le cose una volta ogni tanto, no? Allora, io torno ai festeggiamenti di Lisa. Eccola, guarda come è gasata! Fulvio, Dio santo, ha vinto lo scudetto? Cioè, adesso... Ho sentito gente che si sta gasando per la Coppa del Nonno, uno che vince lo scudetto a Bivietà, insomma. Sono anche vestita a tema. Ma che bella! È vestita a tema, ragazzi, vabbè. E che dobbiamo fare? Vabbè. Parliamo anche del secondo posto storico della Roma? Ma sì, dai, perché no? E sai, la prima volta che la Roma va in Champions, dopo aver vinto 8-0 contro la Samp, esatto, in un'atmosfera del Tre Fontane molto bello, con Romolo che all'inizio della partita ha incitato i tifosi. Vabbè, no, niente, cioè, ero là, quindi ho visto un po' l'atmosfera dal vivo. Fulvio, hai festeggiato anche tu? Beh, mentirei se ti dicessi di no. Ma certo, perché? Non è tanto il risultato finale della partita quanto il traguardo raggiunto ufficialmente, che fa tanto gioire i romanisti, giustamente, anche perché giustamente, la prima volta della Roma, direi. La prima volta della Roma va in Champions. Adesso vediamo questo nuovo panorama europeo come si svilupperà per la prossima stagione. E la soddisfazione è stata anche quello di, diciamo, tra virgolette, fregare il posto al Milan, che insomma tallonava un po' la Roma, però mo bisogna vedere se la Roma se l'è meritato, insomma, questo secondo posto in campionato. L'anno prossimo vedremo un po' che cosa succederà. Posso? Vai. Mi vedete? Posso? Ok. Sì. No, ormai vado avanti così. Quando succedono questi momenti non... Allora, prima di salutarci vorrei mandare l'altro vostro video, che è quello, insomma, di... diciamo di un riepilogo generale della giornata, si vede si stanno aperto del football, siete rinnovati anche voi con Fair Play, quindi in questo video si vede questo nuovo, questi nuovi colori di vita, mi spaventi, te lo dico, mi stai spaventando, perché non so quello che sta succedendo. Ci vediamo il video di riepilogo. Il video di riepilogo. Io nel frattempo ricarico l'1-2% di batteria, perché la vedo malissimo, almeno per salutarvi così, perché altrimenti non riesco nemmeno a salutarvi. Mentre va al servizio, io ricarico il telefono. Martina. Bentornati su Fair Play. La Juventus è campione d'Italia per la quinta volta consecutiva e ci riesce battendo per 3-1 il Sassuolo a Vinovo.
ma non solo, perché la Roma in contemporanea le giallorosse hanno vinto per 8-0 contro la Sampdoria, un risultato importantissimo per le ragazze di mister Alessandro Spugna, che non solo si aggiudicano matematicamente il secondo posto, ma parteciperanno alla prossima edizione della UEFA Women's Champions League per la prima volta nella loro storia, e quindi tolgono le speranze al Milan, che ha vinto il derby contro l'Inter per 0-3. Per quanto riguarda invece le gare giocate nella domenica, la domenica si è aperta con una sfida tra l'ultima in classifica, ovvero l'Hellas Verona, e la penultima in classifica, ovvero la Lazio. Entrambe le squadre già matematicamente retrocesse in Serie B. Una partita rocambolesca che ha visto addirittura un risultato straordinario. 3-0 per la Lazio all'inizio, e poi l'Hellas è riuscita ad arrivare addirittura al 4-3. Ma la Lazio alla fine è riuscita a pareggiare. Risultato finale quindi 4-4, un punto a testa. Successivamente si sono giocate due gare che contavano moltissimo per l'ultimo posto per la retrocessione. Da una parte Empoli-Napoli. Empoli che perde in casa sua per 3-1. In contemporanea Pomigliano-Fiorentina. Le Viola vincono per 0-1, nonostante Daniela Sabatino, autrice del gol della vittoria, sbaglia anche un calcio di rigore, ma è una vittoria fondamentale perché la Fiorentina adesso è matematicamente salva. Quindi la lotta a salvezza adesso riguarda esclusivamente tra Napoli e Pomigliano. E la prossima giornata vedrà proprio il derby campano. Se dovesse finire in parità, oppure se il Pomigliano dovesse vincere, in B andrà il Napoli. Se invece il Napoli dovesse riuscire a vincere, allora ad andare in B sarà il Pomigliano. 90 minuti per decretare questa sorte per queste due squadre. Il resto del campionato è praticamente ormai deciso, non ci sono altre sorprese da attenderci. La prossima giornata vedrà un bel po' di derby. Avremo infatti Lazio-Roma, Fiorentina-Empoli e appunto, come abbiamo detto prima, Napoli-Pomigliano. E questo era tutto per oggi, grazie per averci guardato, vi ricordiamo di supportarci con un like. Se volete approfondire maggiormente le gare giocate di questa penultima giornata di Serie A, potete andare tranquillamente su www.calciofemminileitalia.it. Noi ci rivediamo sempre qui su Fair Play, storie di calcio, storie di vita. E bravi. Questo è quanto. E questo è tutto. Bravi. La cosa interessante è che ci stiamo sentendo tutti quanti nello stesso momento, e la cosa è quasi è particolare. Lisa, tu ci senti, vero? Sento. Ma, no, okay. Ma perché no? Non le solite cose, non fa niente. Comunque, ragazzi, allora, io vi ringrazio per essere stati qui anche questa sera. Grazie davvero per l'apporto che avete dato alla trasmissione. Con Fair Play ci vediamo presto, con voi vediamo di prossimo, con i nostri meravigliosi momenti non belli di connessione, ma ormai a questo siamo abituati. Sappiamo che ci vogliono tanto bene dall'esterno, per cui ogni volta che andiamo in onda succede il disastro, ma ormai lo sappiamo. Siamo addestrati. Esatto, bravissimo, ormai non ci scalfisce nulla, anche Andrea ha capito benissimo qual è il punto della trasmissione, siamo forti e coraggiosi e andiamo avanti. Dunque, grazie Lisa Tommasini, grazie, buongiorno, grazie a Andrea, ci vediamo la prossima, qui su Parte Football, la trasmissione, i restanti, ovviamente, prossimo. Adesso la parola passa a Casa Lazio, con Francesca Turco e Enrico Tarzanini. E noi ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Martino De Simone. Buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Giamento.com